Ciao a tutti fedeli follower della serie Family Film, mezzi tecnologici un po' particolari, un po' scadenti, con qualità inferiore rispetto al solito. Perché? Perché non ci aspettavamo le notizie di oggi, ce l'avevamo dimenticate perché in realtà erano programmate come cosa, e quindi insomma non ho qui con me, non ho qui con me il materiale tecnologico solito, quindi chiedo scusa in anticipo se la qualità sarà un po' inferiore rispetto ai nostri standard. Di cosa parliamo oggi? Beh, così una news fulminante, ma sono uscite proprio oggi, pochi minuti fa, le nomination alla 93esima edizione degli Academy Awards, comunemente noti come Oscar. Sono uscite le nomination e quindi le commentiamo insieme. Ovviamente non tutte le categorie, perché come dico tutte le volte, del miglior documentario d'animazione non gliene frega niente a nessuno, cioè sono sempre bellissimi, fantastici, però insomma è inutile che vi vada a dire quali sono le nomination per chi non le conosce o non le conoscete. Ci commentiamo sulle categorie migliori, alcune di queste cose ancora non le ho viste, perché non sono ancora uscite in Italia o perché insomma sono cose che devo ancora recuperare, e quindi insomma dirò anche magari ogni tanto in qualche categoria chi secondo me è il favorito, però non prenderlo come Vangelo e non lo dirò in tutte perché insomma non sempre ho visto tutti i contendenti. Comunque iniziamo. Una piccola notizia di prima informazione: come miglior film straniero non c'è La vita davanti a sé manca, il film con Sofia Loren, molto famoso, che c'era stato invece, era stato tra i nominati ai Golden Globes. Manca, abbiamo un film tunisino, un film di Hong Kong, un film bosniaco, un film rumeno, un film danese. Manca invece il film italiano, anche quest'anno ci è andata male, raga. Poi, Best Animated Feature Film, quindi miglior film d'animazione, abbiamo appunto dei film, dei titoli che in realtà ci aspettavamo. Infatti abbiamo Over the Moon, abbiamo Shaun the Sheep Movie, Onward, Soul e Wolf Walkers. In particolare sono questi tre che tutti si aspettavano: Onward, Soul e Wolf Walkers. Qua mi posso anche sbilanciare e dire che con ogni probabilità vincerà appunto Soul, il film della Pixar, perché l'ho già detto in uno dei Fairy Family News quando parlavamo dei Golden Globes. Poi, beh, le sceneggiature le salto perché insomma non sono titoli così, categorie così attraenti. Andiamo con miglior attrice non protagonista. Con miglior attrice non protagonista troviamo Maria Bakalova per Borat, Glenn Close per Hillbilly Elegy, una regia americana, Olivia Colman per The Father, Amanda Seyfried per Mank e Yoo Jung, chiedo scusa per la pronuncia, ma questa persona è coreana, per il film coreano-americano Minari. Ecco, in questo caso voi sapete che se seguite la Fairy Family, che ho una fiera ferita, una favorita che è Glenn Close, sono altri grandi nomi, per esempio Olivia Colman, ma anche Amanda Seyfried, per esempio, e quindi non è detto in realtà che vinca. Best Supporting Actor, miglior attore non protagonista, abbiamo Sacha Baron Cohen per Processo di Chicago 7, Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. per One Night in Miami, Paul Racy, Sound of Metal, Lakeith Stanfield per Judas and the Black Messiah. Non Lakeith Stanfield, non sono sicuro della pronuncia del nome, comunque. Due nomination per due attori di Judas and the Black Messiah, questo è interessante, è abbastanza raro che succeda, però a volte succede come cosa. Per esempio, non so se fosse stato con Jang Hong-Chin, che c'erano sia Leonardo DiCaprio che Christoph Waltz, penso di sì, a volte può succedere come cosa. Categoria molto interessante perché troviamo grandi nomi: Sacha Baron Cohen, Leslie Odom Jr., Paul Racy, sono dei tre film che ho visto, entrambe, tutte e tre queste interpretazioni sono veramente, veramente buone, di alta qualità. Non saprei dire quale vincerà, se dovessi sbilanciare, però direi Sacha Baron Cohen, perché è così, ma anche un po' per gusto personale, perché è quella che mi ha un po' colpito di più. Andiamo quindi a categorie, veramente nomi grossi, miglior attrice protagonista, troviamo Viola Davis per Marriage is Black Bottom, Andra Day per The United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby per Pieces of a Woman, Frances McDormand per Nomadland, Carey Mulligan, Promising Young Woman. Allora, qui abbiamo una categoria con nomi grossi, due su tutti, Viola Davis e Frances McDormand. Viola Davis in Marriage Black Bottom, che deve essere uscito su Netflix se non vado errato, l'avevo visto, non mi ricordo se l'ho visto su Netflix o su Prime Video, comunque l'ho visto questo film qua. Nomadland invece deve ancora uscire, uscirà proprio a ridosso degli Oscar. Frances McDormand ha vinto agli Golden Globes È diciamo probabilmente la grande favorita di questa categoria. Se Viola Davis fosse stata miglior attrice non protagonista, e avrebbe per carità potuto anche essere non protagonista volendo, però
Probabilmente Amadeus avrebbe vinto lì perché fa un'interpretazione molto solida. Come protagonista, le manca qualcosina. Secondo me, ecco, da quel che ho sentito, l'interpretazione della McDormand in Nomadland deve essere veramente, veramente forte. Frances McDormand ha già vinto due Oscar per Tre manifesti a Big Missouri e per Fargo, se non vado errato, qua sono a memoria, però mi sembra proprio di sì. E grandissima attrice, penso che vincerà lei. Comunque, insomma, ripeto, questi sono pronostici così un po' di minchiamo in video serio sui pronostici, lo faremo. Ovviamente ad aprile a ridosso degli Oscar, miglior attore protagonista. Proseguiamo. Riz Ahmed per Sound of Metal, Chadwick Boseman per Marraine is Back Bottom, Anthony Hopkins per The Father, Gary Oldman per Mank, Steven Yeun per Minari. Minari, questo film che devo ancora vedere, devo ancora parlare, non so se è già uscito in qualche piattaforma streaming o meno, però si sta rivelando con un sacco di nomination. Allora, qui abbiamo nomi grossi, cioè Riz Ahmed per Sound of Metal, veramente veramente bello come film. Poi abbiamo Gary Oldman, Anthony Hopkins, se parli di mostri sacri, loro veramente sono al primo posto. Però ecco, un nome su tutti, sicuramente Chadwick Boseman all'Oscar posthumo per Marraine is Black Bottom ci starebbe. Il fatto che ha vinto anche Golden Globes lascia, diciamo, credere che potrà vincere anche in questo caso. Troviamo poi miglior regia. Miglior regia abbiamo Thomas Vinterberg per Another Round, David Fincher per Mank, Lee Isaac Chung per Minari, Chloe Zhao per Nomadland e Emerald Fennell per Promising Young Woman. Interessanti, interessanti come nomination. Diciamo che ovviamente il nome su cui tutti si concentrano per la vittoria col Golden Globes è quello di Chloe Zhao. È scritto Zhao, però ho sentito che si la pronunciavano Zhao, essendo, diciamo, un cognome cinese, insomma, è del tutto probabile che si pronunci Zhao. Perdonatemi, chi lo venia, ma io il cinese non lo so. E quindi, insomma, è forse un po' il nome da tenere d'occhio. Il nome da tenere d'occhio. Ovviamente c'è una grande curiosità per vedere Nomadland, perché sia Frances McDormand che la regia di Chloe Zhao ne hanno parlato molto bene, quindi è comunque uno dei nomi grossi. Arriviamo, rullo di tamburi, alla categoria più importante, senza dubbio, quella di miglior film. Abbiamo The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7. Allora, beh, una prima cosa che posso dire è che si vede abbastanza che è un anno debole, perché non sono molti film che dovevano uscire, non sono usciti, nel senso ti manca, anche se è solo di nome, poi magari tutti questi film sono belli o molti ancora non li ho visti, però ti manca il grande nome, ti manca il Tarantino, l'Eastwood, lo Scorsese, che ci sono invece il Bong Joon-ho per uscire dal contesto americano, che ti trovi invece alcuni anni, però comunque sono film interessanti, Presto Chicago 7, carino, simpatico, Sound of Metal, un film così, minore se vogliamo, però molto, molto interessante. Molto ben fatto. Poi vabbè, Promising Young Woman non l'ho visto, Nomadland nemmeno, però avendo vinto il Golden Globe siamo a tenere d'occhio. Minari mi incuriosisce molto, non so se sia già uscito, se sia già disponibile o meno, nel caso lo recupererò. Mank, visto, è uscito su Netflix ancora l'anno scorso, interessante ma non eccezionale. Judas and the Black Messiah penso sia, insomma, il film, diciamo, sulle questioni razziali ogni anno, visto, insomma, l'importanza anche nella cultura americana di questo tema, film con questioni razziali ci sono sempre agli Oscar. Per esempio c'era stato Black Klansman qualche anno fa, insomma, ce ne sono comunque. E poi The Father, anche questo, diciamo, mi manca, anche questo non l'ho visto, e anche questo non so se si possa recuperare o meno. Comunque, queste sono le nomination. Qua chi vincerà, ovviamente, ripeto, il favorito è Nomadland per aver già, diciamo, fatto gli sfacelli ai Golden Globes, però non, ripeto, questo non è un pronostico ufficiale perché diversi di questi film non li ho visti. Ecco, queste sono le nomination. Fatemi sapere se va, cosa ne pensate voi, se siete contenti di queste nomination, se pensate che qualcuno sia stato tenuto fuori invece che avrebbe dovuto esserci, chi secondo voi vincerà, se già volete sbilanciarvi, chi è il vostro favorito, chi vorreste vincere, scrivete un po' quello che vi pare nei commenti, che a noi fa piacere e interloquiamo molto volentieri con tutti quanti. Riparleremo molto probabilmente di queste nomination, quasi sicuramente mercoledì. In occasione del Fairy Family News, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi anche al canale se ancora non l'avete fatto, seguite la Fairy Family Film, esplorate i nostri contenuti, seguiteci anche sui social, su Instagram, dove dovete seguire la Fairy Family Film, ma anche Talking Time e la Fairy Family Books. Per questo video è tutto, ci vediamo molto presto con altri video della Fairy Family Film. Ciao a tutti!